spiego un po' che partita è stata e l'episodio finale che è stato molto discusso. Ma la partita è stata un po' come ce l'aspettavamo, nel senso che l'avevamo preparata così. E diciamo che c'è amarezza alla fine, perché comunque la partita l'avevamo presa e avevamo preso questo punto importante sia per la classifica che per il morale, perché insomma contro la Roma, e quindi c'è dispiacere, però resta l'ottima prestazione. Vi lamentate del fallo che secondo me non c'era, i danni di destra soprattutto? Non lo so, questo non l'ho visto, non, questo momento sì, esatto, c'è dell'altro, diciamo. Senti, la tua prestazione personale, schierato in un ruolo atipico che avevi già fatto a Genova, come avevi spiegato anche in conferenza stampa, Parma che ha giocato con un modo magari un po' più attendista del solito, però insomma la tua prestazione è più che positiva. Sì, no, quello sì, insomma sono contento per la prestazione di tutti, perché comunque abbiamo dimostrato di poterci stare anche contro, in una partita contro la Roma, e quindi questo è l'aspetto positivo. Poi serviranno i punti, che quelli servono. Senti, negli spogliatoi che clima c'è? Rabbia, amarezza, comunque orgoglio per aver tenuto testa una Roma che sin qui non aveva mai sofferto così tanto in campionato? Ma c'è un po' di tutto, diciamo che però l'episodio è stato alla fine, quello del gol, e quindi un po' di amarezza c'è sicuramente, però appunto c'è da tenere in considerazione la prestazione, è stata buona. Nelle ultime giornate state trovando un maggiore equilibrio? Sì, no, sicuramente il lavoro settimanale è quello che poi ti porta alla domenica in campo a trovare gli equilibri, e quindi stiamo crescendo, e la prestazione di oggi deve darci forza. Hai dediche particolari per il tuo primo gol in maglia crociata? Sono molto contento, lo dedico alle persone che mi stanno vicino, che insomma comunque mi hanno aiutato anche in questo periodo durante il mio infortunio, e poi comunque la piazza che mi ha accolto bene e che spero ancora di ricambiare con altre prestazioni. Rischia di fare un favore alla Juve quasi, magari, cioè se fosse finito 1-1 ti sarebbero arrivati parecchi messaggi da Torino. No, quello non lo so, dai, la Juve è forte, non penso guardi la Roma.